3 milioni. Tutta la provincia. Ah, 3 milioni di persone. Ma voi dite che non sono i ragazzi che vanno a scuola, la maggioranza della gente sa che la scienza, non lo sanno. La zona rossa era una zona rossa che includeva 500.000 persone, per esempio. E la scienza continua a dire no. Allora, quindi voi ritenete che queste cose se le sentono, le sanno già, non è vero? Mondiale, non siamo in grado, nel caso in cui inizia una crisi, di dire quanto esso durerà né quando avverrà l'eruzione, affinché tali misure di protezione, quelle che vengono ritenute necessarie, l'informazione, possano venire in maniera tempestiva, permanente di sorveglianza che consenta di stabilire con anticipo. Ancora, che classe dirigente c'è? Adesso ieri ci annunciava Epifani che arriveranno Renzi e altri Grasso. Compagni, Grasso e altri compagni del PD per affrontare i problemi di qui. Forse se ci fosse democrazia, non solo lui, ma il PD storicamente locale di già sarebbe stato un po' strattato dal voto degli anziani per dire queste cose. Le televisioni non hanno fatto, poi alla fine ogni tanto quando noi diamo un colpo, beh, qualche cosettina, ma niente. E torno a dire, questo è una di quel tipo di sinistra che ha nelle sue radici o la sinistra liberale, crociana e via dicendo, o quella di Guido D'Orso, la cosa, no? Poi un giorno, no, io in vita mia ho letto sempre l'abbia segnalata. Quindi lei è rimasto molto deluso dall'inattività dei magistris su questo tema del Vesuvio? Loris non si aveva detto sulla monnezza, sulle cose, in positivo, concrete, eccetera. E poi ho letto perché pensava che io gli raccomandassi Carcheduno. Io raccomandavo lui a Aldo Loris, che ha già raccomandato a lui. E per Aldo Loris. E invece le cose, la cultura di qua, politica prevalente, è subito. La Pannella propone la cosa. E tuttora. Allora, questo è quello che dicevo. Quando Epifani, ieri sera mi sono anche un po' incazzato, l'ho interrotto. Io ricordo Chinchino Compagno, importante. Io la prima volta che mi sono un po' occupato di Napoli, e quando non avendo mai avuto occasione, in questi anni o decenni, ma lui è giovane, insomma, di parlare con Cosentino, sono riuscito attraverso il nome dell'assistente, ho telefonato, dopo aver sentito la sua conferenza stampa su Sky TG, gli ho telefonato, ho parlato prima della segretaria, poi mi pare dopo 3 ore mi ha richiamato e ha detto: guarda, ho sentito quella tua conferenza stampa e mi è venuto voglia di una cosa, siccome di questioni napoletane, siccome noi siamo stati pure accusati di parzialità a tuo favore, e l'unica cosa che io so è che noi abbiamo nei suoi confronti letto le carte, abbiamo chiamato pure a New York Roberto Saviano, le cose che sappiamo, i casalesi e via dicendo. Purtroppo non siamo riusciti a parlarci, stava tornando in Europa. Beh, siccome ci abbiamo ste carte, Maurizio Turco, io non sono deputato, e continuava a dire qua, non ci sta niente. Noi avevamo, perfino per esempio, ci avevamo pronunciati per Alfonso Papa, con cui avevamo un buon rapporto. Abbiamo detto che le carte qualcosa le dicevano. Siccome lui, avevo sentito che lui prima di aveva fatto lui le liste, è stato detto da mio padre, quindi sono amici suoi, sono casalesi, no? Perché pare che lui è casalese, no? Nel Bocchino, no? Vabbè, ma insomma, come? Lui è la roba, eccetera. E quindi gli ho detto, dico, guarda, fate la campagna sull'amnistia se lo ritenete giusto. Sarà una lista concorrente, non saremo noi soli,
no? E quindi sarete anche voi del PDL, di quello che è il napoletano. L'unica cosa, non è che chiedevo un impegno, e mi ha detto, ma sì, devo dire, molti dei candidati credo che siano a favore, poi per il momento non ho più sentito nulla. Io faccio le provocazioni perché ci caschino, Pannella, stacco Cosentino, stacco la Camorra, stacco l'affare, sì. Io però comunque ai linciaggi da parte di quelli che fanno Cosentino, Landolfi, non so che altre cose, eccetera, ritengo che sono i camorristi principi. Quando la sinistra ufficiale qua dice camorrista, dico, sarà pure vero, ma non è detto che lui non sia in un modo diverso camorrista anche lui. Ed ecosostenibile. Dunque ci sono